sindaco, signori consiglieri della maggioranza, ho chiesto di intervenire su questo argomento perché anche per esprimere per adesso gli auguri al sindaco, presidente della seduta, per esprimere il buon lavoro alla maggioranza del Consiglio. Però dobbiamo partire bene. Dobbiamo partire bene significa che per adesso riconosciamo il conto aritmetico del risultato. Su questo atto che è un atto delicato, giusto per fare una precisazione, che i reclami e le osservazioni di eventuali ricorsi non vanno formulati naturalmente all'ufficio elettorale del comune. Questo vuol dire che comunque noi riconosciamo il sindaco attualmente al risultato, riconosciamo la maggioranza, però noi riconosciamo che su questo atto sta verificando queste opere alcune verifiche che non pensiamo ci siano state delle problemi. Una torre, uno, signor sindaco, signori consiglieri, chi vi parla è stato protagonista di stagioni per questa città. Le lasciamo una città ordinata, a posto, con i comuni, elementi che possano diventare guida dell'attività di governo. Ci sono decine e decine di opere pubbliche che devono arrivare a compimento, ci sono finanziamenti in corso ed altri che devono essere attivati, e quindi tutti un concetto di premialità. Premialità che significa che i risultati sono stati eccellenti sulla procedura delle opere. In più, per preannunciare la nostra sicurezza. L'ufficio ha preferito velocizzare il risultato perché sa che ci sono i 30 giorni successivi alla prossima. Questo è il fatto che non voglio assolutamente cambiare, però sappi che il 50% reale, non quello aritmetico, reale, suffragato anche aritmetica, a differenza delle condizioni passate di cui mi parla, visto che si decanta ai 37 minuti, erano 4 liste di competizione e in più la percentuale era del 33%. Di quel 33% del 95%, penso, presunto, sono convinto di essere stato il sindaco di più. La dimostrazione è del voto di consenso del 77% del 99%. Nel 2004 sono tentato di contribuire anche per cercare di offrire un peso di una responsabilità. Non sono uno sconsiderato, sono uno che la città la vuole bene. Quindi, a differenza del passato, perché sicuramente non c'è uno scatto in una città che è letteralmente spaccata, le aspetto un compito oneroso, difficile. Io farò l'opposizione, un'opposizione positiva, costruttiva, in qualsiasi momento. Lei porterà in questa e in altre sedi atti che riguardano l'interesse della nostra presidente. Mi troverà sempre a fianco, come ho dimostrato, e ci troverà a fianco, così come ho dimostrato in questi anni, che non abbiamo mai guardato in faccia, iniziato la campagna elettorale, non c'è più né pro né a favore. Finisce. Questa città rimane nello scenario nazionale di tutta l'Italia,
esempio, la responsabilità maggiore lo sa ben anche chi governa la comunità. Ci un saluto all'amico sindaco di Montecorvino Giuliano. Tutti ci riconoscono i cittadini della piazza del Senato, non abbiamo mai guardato in faccia il colore delle amministrazioni. Lo testimoniano piatti e accordi di programma di sviluppo. Abbiamo bisogno di respiro in un momento particolare della nostra economia e della crisi che serpeggia tra le famiglie. A questo, signor Presidente, sindaco e consiglieri della maggioranza, non voglio camminare, quindi vorrei che partissimo bene, al di là di questa astensione, sulla tombale di Migliarelli, e ripeto, sono in atto delle verifiche e degli accertamenti legittimi che il sistema democratico ci impone, perché lo scatto di voti che ha visto prevalere la sua e lei stesso ci impongono questa verifica, perché tanti aspettano la verità e la legittimità di quello che noi abbiamo fatto in questi giorni. Quindi la nostra astensione è soltanto alla verifica del risultato finale. Il ricorso che sarà articolato alla commissione elettorale le sarà consegnato in diritto al suo ufficio e ne potrà prendere atto, ma rimembrare il rapporto tra persone civili,